tutti! Il trucco che voglio proporvi oggi, come vedete dall'atmosfera intorno a me, è un trucco natalizio, o comunque perfetto secondo me per le feste. È veramente, veramente, veramente facile e veloce, quindi fattibile proprio da tutti. Spero che vi possa piacere e vi lascio il tutorial. Inizio stendendo un ombretto in crema color arancio con delle perlescenze dorate su tutta la palpebra mobile. Questa sarà sia la mia base, sia un escamotage per rendere più brillante il color verde che applicherò successivamente, ovvero questo, che tampono facendolo aderire bene, perché da solo è un pochino smorto. Invece con la base sotto rimane molto più luminoso, più brillante, insomma più bello. Ora prendo un marroncino e lo sfumo nella piega dell'occhio, salendo anche un pochino verso sopra, andando verso l'esterno, in modo abbastanza grossolano, non bisogna essere precisi. Invece, con questo verde un pochino più scuro, devo essere un pochino più precisa perché do definizione al mio occhio e tridimensionalità applicandolo proprio nella piega. Adesso prendo un color oro e lo applico nel dotto lacrimale per fare il mio punto luce. E lo picchietto anche un pochino al centro della palpebra. Poi prendo un nocciola molto chiaro e sfumo pochissimissimo il marroncino nella piega dell'occhio. A questo punto, con un color panna, delineo la mia arcata sopraccigliare facendo un piccolo punto luce. Questo è comunque un colore opaco. Piego le ciglia. Applico il mascara. Poi adesso passiamo al viso. Dopo aver steso il mio fondotinta e la mia cipria, applico una terra sotto lo zigomo, al centro, ai lati della fronte, insomma, in base anche alle vostre esigenze, alla vostra tipologia di viso. Io lo applico sotto lo zigomo e ai lati della fronte, un pochino ai lati della mascella. Poi prendo un color pesca brillantinato e lo applico come blush. Per finire applico un lucidolabbra color pesca con delle piccole perlescenze dorate su tutte le labbra. Il trucco è finito, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordatevi di cliccare mi piace, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e vi lascio qui anche alcuni dei miei video precedenti. Ci vediamo alla prossima, ciao!